finale della categoria 61 femminile con la cintura rossa Noemi Cornell della Karate Do Neuchâtel Suisse e con la cintura blu Elena Quirici della Swiss Karate Federation. Quindi ultima finale a disposizione. Maurizio, a te il commento completo di questa ultima finale. Benissimo, ultima finale, due atlete che sicuramente si conoscono perché sono tutte e due svizzere, si saranno trovate nelle varie gare dei loro campionati, mi sembrano abbastanza determinate, sono partite muovendosi in maniera dinamica, rapida, adesso però hanno rallentato un attimo, difatti l'arbitro centrale avrà un richiamo a testa per passività. Esattamente, speriamo che questo richiamo le stimoli a combattere, ad affrontarsi con le e qua c'è subito un attacco dell'atleta con la cintura rossa. Ha fatto questo attacco. Mancava la distanza, non era preciso questo attacco. Non era preciso, ha controllato bene qua l'attacco dell'atleta blu con un nulla di fatto. E in uscita la blu ha cercato di colpirla dietro la schiena per vedere se... Un attacco dell'atleta con la cintura blu determinato, un attacco al volto profondo, sì, che ha raggiunto il bersaglio. Il primo punto per l'atleta con la cintura blu. Primo Yuko, giusto Yuko, no? Un punto Yuko, due punti Vazzari, tre punti Ippon. Tra l'altro nel karate si può anche vincere per superiorità numerica quando la differenza punti tra un atleta e l'altra è esattamente di 8 punti. Perciò 8-0 oppure quando ci sono 8 punti. Tu che hai una grossa esperienza, capita spesso di avere incontri con grandi differenze di punti? A volte sì, dipende sempre dalle fasi del... Agli ultimi campionati italiani assoluti abbiamo visto parecchi incontri vinti. Perché si vanno a incontrare magari negli incontri eliminatori magari atleti di un certo tipo di spessore con atleti magari che entrano e quindi qui la differenza sicuramente. Per esempio in tutte queste finali che abbiamo visto in questi giorni non si è chiuso un incontro con una differenza punteggio tecnico, ecco. Nelle finali è difficile, però nelle varie fasi della gara possono succedere. Sì, probabilmente in tutte le fasi di qualificazione nei turni eliminatori arriviamo a far questo. Esattamente. Vediamo che c'è ancora un fermo di un arbitro, ha richiamato l'atleta con la cintura rossa. Sì. Che essendo in svantaggio è sempre lei che attacca, ma ha coperto con la distanza, c'è una tecnica secondo me valida dell'atleta con la cintura blu, sempre un pugno al volto, viene premiato. Infatti è vero, hai perfettamente ragione. E qua un attacco di calcio che però... Sì, però è caduta dopo. Tra l'altro il requisito che manca è sempre l'ultimo, quello della chiusura in queste tecniche. A volte sì. Forse è più difficile, anche perché si notava in questi giorni che quando dopo la proiezione ormai l'esperienza ti porta ad aggrapparti, quindi aggrappandoti fai sì che non puoi essere continuativo nell'azione. Sicuramente. Vengono puniti gli atleti che trattengono dopo essere stati proiettati, dovrebbero lasciare subito. È chiaro che non lascia, qua bellissimo, molto brava, molto tecnica, sì. Un ottimo tempo l'atleta con la cintura blu, è già la terza, 3-0. Più piccola. Più piccola, io difatti la prima cosa che avevo notato era l'altezza dell'atleta con la cintura rossa più alta, però ha un ottimo timing. Non approfitta della sua altezza per andare, per tenerla... soprattutto per colpirla in anticipo, sì, perché comunque è una leva lunga. È una qualità della blu quella di prendergli il tempo. Qua forse c'è stato un colpo di troppo. Finisce qua questo incontro con la vittoria della Svizzera Elena Quirici e della Swiss Karate Federation. Quindi medaglia d'oro per la categoria 61. Elena Quirici, Swiss Karate Federation.